Vi invito ad alzarvi in piedi e a leggere qualche verso della Bibbia. Non mi divulgherò tanto, 10 minuti al massimo, ma voglio condividere il pensiero che Dio ha con me, che ha messo nel mio cuore. Vangelo di Luca, capitolo 5. Vangelo di Luca, capitolo 5. Leggeremo i primi 4 versi. Il cuore di questo messaggio è la missione. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide 2 barche ferme a riva e da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: "Prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare." Amen. Potete accomodarvi. Fin qui la parola di Dio. Alleluia. Conoscete probabilmente bene questo passo. Si parla, il titolo di questo paragrafo viene scritto così nella mia Bibbia: la pesca miracolosa. Perché poi Gesù, quando vanno al largo, succede che compie il miracolo, che quando gli dice di gettare le reti, loro gettano le reti e pescano una stra quantità di pesci che non avevano mai visto, eppure tutta la notte avevano pescato e non avevano preso niente. Quindi Gesù fece un miracolo straordinario. Ma su questo passo io voglio soffermarvi su un qualcosa di particolare. E il verso 3 in modo particolare ha toccato il mio cuore. Perché? Gesù, quando vede queste barche, dice che sale su una di esse. Non chiede il permesso, eppure Gesù ancora era all'inizio del ministero. Sì, aveva già guarito la suocera di Pietro. Pietro non lo riconosce ancora come il Signore, lo riconoscerà dopo il miracolo, infatti lo chiama maestro. Quindi di Gesù ancora si sapeva poco, eppure Gesù non chiede il permesso, ma usa, prende, sale su una di quelle 2 barche e dice la scrittura che lo ha fatto per insegnare alle folle. E allora mi sono chiesto: ma cosa ha insegnato in quel giorno? Qual era l'insegnamento che ha dato? Ma io voglio sapere cosa ha detto quel giorno. Eppure lo Spirito Santo ha guidato Luca in non scriverlo. Non c'è messo su cosa ha insegnato alle persone, eppure noi sappiamo che quello che lui avrebbe insegnato sarebbe stato un insegnamento stupendo. Chissà quale predica, chissà quale studio abbia fatto alle persone, eppure lo Spirito Santo non ce lo rivela. Ma come mai? Eppure è una cosa importante. Perché io penso questo, che il messaggio che Gesù ha voluto dare si trova proprio nell'azione che Gesù ha fatto, e ha preso una di quelle 2 barche, l'ha usata per insegnare alla folla. E qui entro proprio nel messaggio che voglio condividere con voi. Quello che è tuo non è tuo, ma è di Gesù. Lo ripeto, ascolta bene: ciò che è tuo non è tuo, ma è di Gesù. Ma cosa stai dicendo, Andrea? Di cosa stai parlando? Sto parlando che Gesù ci ha dato qualcosa a ognuno di noi. Gesù ci ha dato una casa, Gesù ci ha dato una macchina, Gesù forse ci ha dato un lavoro per qualcuno. E noi pensiamo che quello che abbiamo è solo per noi. Gesù, noi pensiamo che ovviamente il lavoro ci è stato dato per mantenere la nostra famiglia, la macchina ci è stata data per spostarci dal lavoro, per andare in chiesa,
non so cosa, un talento che Dio ci ha dato, magari noi pensiamo che dobbiamo usarlo solo quando suoniamo, quando andiamo in chiesa, quello che Dio ci ha dato lo possiamo usare di mezzo a noi, ma ciò che Dio ti ha dato non è per te, ma è per darlo agli altri. Amen. Ciò che Dio ti ha dato è per gli altri, se ti ha dato qualcosa. Amen. Pietro aveva una barca, lui pensava che era sua, lui pensava che era lo strumento per portare il cibo a casa sua, era lo strumento per poter mantenere la famiglia. Eppure Gesù cosa dice? Dammi la tua barca, dammi ciò che io ti ho dato perché voglio insegnare alla gente. Alleluia! Nel Vangelo di Matteo al capitolo 28, guardate cosa è scritto. Andate, voi chiesa, tu che hai ricevuto, andate. Andate dunque e fate miei discepoli, tutti, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ascolta bene. Insegnando loro a osservare tutte quante le cose che io vi ho comandato. Qual è il modo migliore per insegnare a qualcuno qualcosa? Ed è molto semplice la risposta. Ma magari molti di voi che siete dei genitori potete capirlo molto bene, perché noi insegniamo ai nostri figli a fare qualcosa in base a quello che facciamo noi. La nostra vita in casa insegna ai nostri figli. Se noi siamo abituati a dire parolacce, a dire bugie, a fumare, come mai potremmo andargli a dire al nostro figlio non stare a dire bugie, non sta a dire parolacce perché guarda che ti picchio, eh? No, la sigaretta fa male, eh? Cosa pensate che succede nei figli? Mio padre è andato fuori di testa, cioè lui è il primo, o addirittura chi è un po' più caparbio gli potrebbe dire: ma se tu sei il primo che fuma, se tu sei il primo che fai queste cose, cosa vuoi insegnarmi, no? Quindi noi possiamo insegnare ai nostri figli con la nostra stessa vita. Noi possiamo fare vedere ai nostri figli che abbiamo una vita di preghiera solo se ci vedono pregare. Noi possiamo insegnare ai nostri figli una vita spesa nello studio della parola di Dio solo se ci vedono studiare la parola di Dio. Ecco, noi possiamo insegnare ai nostri figli che la Chiesa, la comunione fraterna è importantissimo solo se noi non manchiamo a nessun culto della Chiesa. Dite amen insieme a me. Amen. Io non so da voi, ma in alcuni posti ci sono il culto d'élite, il culto di secondo livello e il culto di terzo livello. La domenica è il culto d'élite, il secondo, lo studio è il secondo livello, gli incontri di preghiera sono il terzo livello. Quando siamo la domenica 400, il venerdì siamo in 20. Non so come si spiega, ma a me, quando Maurizio mi parlò di Gesù, mi disse tre cose. Mi disse: Andrea, da oggi in poi tre cose ti terranno in piedi, tre cose. Dovrai iniziare a pregare ogni giorno, non recitando preghiera a memoria come hai fatto fino ad ora, ma parlando a tu per tu con Gesù, rivolgendosi a tu per tu in qualsiasi momento della giornata, dovunque ti trovi, a tu per tu. Poi devi spendere una vita a meditare la parola di Dio. Io non capivo perché. Gli disse, ma non sono solo i preti che leggono la Bibbia, che studiano la Bibbia? E lui mi disse: no, sei nato di nuovo, sei una nuova creatura e hai bisogno di cibo. E questo, dice, è il cibo. Questo è l'unico modo in cui Dio potrà nutrire la tua anima. La parola del Signore è l'unico modo che ti permetterà di crescere nella fede per arrivare a un certo livello. E poi mi disse: dovrai iniziare a frequentare la chiesa, ogni culto, mai mancare ai culti. Perché? Perché nella comunione fraterna Dio ha stabilito che ci sia la vita e la benedizione in eterno, come dice il salmista. Quindi queste tre cose noi possiamo insegnare ai nostri figli per poter trasmettergli quello che noi viviamo con tutto il cuore. Ma la nostra chiamata non si ferma a casa nostra. La nostra chiamata non si ferma nelle mura domestiche. La nostra chiamata, come abbiamo appena ascoltato, è: andate.
andate e parlate alla gente, insegnando loro le cose che io vi ho comandate. Noi siamo la Chiesa del Signore. Noi abbiamo ricevuto la salvezza dell'anima. Amen, fratelli. Non è un qualcosa che noi possiamo tenere per noi. Io non riesco in una giornata a tenermi questo prezioso regalo che Dio mi ha dato per me. Non riesco. Io almeno con una persona al giorno, io devo parlargli di Gesù. Per forza, perché altrimenti il mio cuore inizia a scoppiare, il mio spirito mi dice: Andrea, parla, parla, parla a qualcuno oggi. E quindi lo inizio a fare. Perché? Perché sono sospinto dal desiderio di raggiungere qualcun altro. Pensate se Maurizio quel giorno, quando io gli ho scritto, avrebbe anteposto alla mia chiamata la sua famiglia. E non posso, sono a casa. E non posso, cioè i miei figli, e non posso, è il mio tempo libero, e non posso, sto giocando, e non posso, sono al computer, e non posso, sono al lavoro, e non posso, metteteci quello che volete. Cosa, chissà cosa sarebbe successo se io quella stessa sera non sarei morto dal dolore, non mi fossi suicidato, chi lo sa, fratelli. Ma il suo pronto intervento, la sua immediatezza a venire a casa mia a parlarmi, ha permesso a Dio di salvarmi dalla morte eterna e da quella situazione. La persona che tu hai accanto, la persona che tu incontri durante la giornata, Dio te la mette lì perché vuole usarti. Dio vuole fare del tuo lavoro una piattaforma, un pulpito per insegnare alle persone, ai tuoi colleghi. Dio vuole usare la tua casa non solo per abitare tu, magari per ospitare qualcuno che è nel bisogno, qualche tuo vicino di casa, per parlargli di Gesù. Il mio vicino di casa, Pino e Nicolina, vivevano una situazione difficile, un giorno li ho visti tristi. Pino, Nicolina, cosa avete? Stiamo un po' male, siamo un po' giù, le cose non vanno bene. Ascolta, stasera c'è una preghiera a casa nostra, a casa mia, qui, accanto a te. Perché non viene? Voglio pregare per te. Vogliamo pregare per te. Sono venuti. Il Signore quella stessa sera ha toccato il loro cuore. Hanno aperto il cuore a Gesù. Ora la loro famiglia tutta frequenta la chiesa, si sono battezzate. Ma io non vi racconto questo perché mi voglio sentire importante o perché voglio mettermi al di sopra, voglio dirvi le cose che io ho fatto. Io vi sto parlando che noi abbiamo una chiamata. Noi abbiamo una chiamata che è quella di uscire fuori e parlare agli altri di ciò che Dio ha fatto per noi. Cosa dobbiamo raccontare alla gente? Fare uno studio biblico? Dobbiamo leggerci 300 versetti? Dobbiamo parlargli di dottrina? Dobbiamo parlargli di, non so, della Chiesa? No! Dobbiamo parlargli di ciò che abbiamo. Mi fate vedere quanti di voi hanno la certezza di essere nati di nuovo nello Spirito. Quello che hai, dallo agli altri. Quello che hai, dallo agli altri. Perché se non lo dai, e ora qui uso un termine un po' duro, abbiate pazienza, ma io sono diretto. Se non lo dai, il peccato che si chiama egoismo, io per me, ho ricevuto, io andrò in cielo, gloria a Dio, ma non mi interessa niente di te. Perché se noi non diamo agli altri quello che abbiamo ricevuto, come Gesù mai potrebbe usare la nostra vita per raggiungere un'anima? È tutto per me. E gloria a Dio, qui dentro, mani alzate, gloria al Signore, alleluia, appena usciamo fuori, tutto normale. No, fratelli, noi siamo chiamati ad andare. Noi siamo chiamati ad andare. Non smetterò mai di dirlo, ovunque andrò, noi siamo chiamati ad andare. Ed è questo quello che è racchiuso in questo verso. Dio ha usato qualcosa di Pietro, qualcosa di suo, per insegnare alla folla. Permette a Gesù, da oggi stesso, da oggi, permette a Gesù di usare quello che è tuo per darlo agli altri. E ti chiedo di fare una cosa. Chiudiamo gli occhi, tutti quanti insieme. Chiudiamo gli occhi, alleluia, e dedichiamo pochi minuti per fare una preghiera. Una preghiera che qualche anno fa è nata nel mio cuore,
io la condivido insieme a voi in relazione a questo messaggio che Dio ha messo nel mio cuore. E questa preghiera un giorno fu questa: Signore, io voglio dare da oggi, io voglio dare agli altri quello che ho ricevuto da te. E quindi, Signore, ti prego, fammi vedere qualcuno a cui io posso darlo. Fammelo vedere, Signore. Fai tu questa preghiera. Rivolgiti a Gesù in questo momento, parla con Lui e digli: Gesù, fammi vedere a chi posso parlare da oggi stesso di quello che io ho ricevuto da te, Signore. Io sono sicuro che in questo momento Gesù ti sta facendo vedere qualcuno, ti sta facendo pensare a qualcuno. Forse non uno, ma forse anche più di uno. Prendi un impegno davanti al Signore e digli: Signore, io lo andrò a trovare, io gli porterò qualcosa, io mi impegno da oggi a farlo ogni giorno, Signore. Una persona al giorno, Signore. Una visita a settimana a casa di qualcuno. Signore, io mi impegno perché voglio andare, ma ti prego, riempimi di Spirito Santo. Dillo, Signore, riempimi di Spirito Santo, perché voglio potenza, voglio andare lì non con le mie forze, con la mia parola, con la mia presenza, ma voglio che sii Tu, Signore, che mi dai quella forza, le parole giuste, un orecchio giusto per ascoltare le persone. Ti prego, Signore, io sono certo che se inizierai a far questo ogni giorno, Dio ti darà gloria di vedere anime salvate. Dio ti darà grazia di vedere persone strappate dall'inferno, e che poi verranno sì nella chiesa, ma verranno strappate dalle mani del nemico. Dio vuole usare quello che ti ha dato per raggiungere gli altri. Permettiglielo, e Dio farà cose grandi per te e attorno a te e attraverso di te. Alleluia, alleluia. Gloria a Dio. Continua a parlare con il Signore. Continua a parlare con Lui. Continua, perché Lui è qui in mezzo a noi.